L'ortaggio ci sta, insomma, come ci sta? Sì, sì, ci sta. Noi allora, io ho scritto l'elenco dei nomi, quindi ho fregato. Ho bisogno di fare un passo in più, diciamo, perché qua ognuno di noi potrebbe proporre un'azione pratica. Ma non si è no, no, io mi vorrei sedere io. No, no, tu mi parli stato loco. Per cui ognuno di noi potrebbe avere un'idea e proporla, ma secondo me c'è bisogno di fare un passo indietro per capire realmente questo osservatorio, insomma quel nome lungo che avete dato all'osservatorio qua, di che cosa stiamo parlando, perché dai primi scambi informali avuti anche prima di maggio scorso, voglio dire, con il sindaco quando ci siamo incontrati, una riunione che c'è stata a maggio proprio, forse ad Acerra, non mi ricordo dove, cioè si parlava di qualcosa da costruire insieme. Tu l'hai ribadito anche prima, diciamo, qualcosa che in questo momento non ha contenuti, che bisogna riempirlo di contenuti. Di fatto però esiste già perché già c'è stata la conferenza stampa che faceste qualche tempo fa, qualche settimana fa, nella quale ci sta una carta costitutiva e uno statuto. In questa carta costitutiva ci sta, diciamo, ci stanno coloro che a titolo ne fanno parte e quelli che invece su grazia del sindaco ne fanno parte. Poi ci sono tutta una serie di cose che è importante diciamo, andare a dirimere, perché sennò qua stiamo a perdere tempo. Cioè, io a che titolo sto qua e se ho titolo a starci, voglio dire, Claudio a che titolo sta qua, non so se ci stanno referenti in questo momento di enti quali comuni, diciamo, intorno. Mi sembra quasi che non ce ne siano, che sono gli unici che hanno titolo. Anche comuni italiani. Quindi sei un referente del comune. Comunque in ogni caso è una minoranza, voglio dire, perché i comuni i comuni hanno già dato adesione, sì. Cioè il comune di Qualiano che ha fatto un incontro, ma molti comuni hanno dato adesione. No, questo è quello che ho visto, no, è per cercare di capire il quadro qual è, quindi è qualcosa che già esiste, ci sono enti già che hanno aderito, ci sono associazioni che possono aderire su richiesta, sempre che il sindaco, diciamo, li proponga a un'assemblea e l'assemblea approvi. E ci stanno cittadini anche che, sempre se il sindaco li propone all'assemblea, l'assemblea li approva a maggioranza. Cioè, non solo c'è una carta, diciamo, di intenti, c'è anche uno statuto. Quindi che cosa andiamo a costruire insieme? Niente, è già tutto costruito. Il fatto che poi qua siamo soprattutto realtà invece di cittadinanza attiva, di associazioni, di gente che si è sporcata le mani in questi 20 anni, ma voglio fare proprio uno scenario lungo, io sono dal 2008, ma ci sta chi l'ha fatto prima di me. Cioè, mi sembra un po' strano che poi alla fine bisogna andare a chiedere, diciamo, la cittadinanza in questo organismo, che secondo me è positivo che sia un organismo all'interno di un ente, perché fino a mo tutti gli organismi, diciamo, che sono stati creati sono associazioni medie, piccole, grandi, ma che ci sia in un ente riconosciuta una platea che raccolga cittadinanza attiva e associazioni, secondo me è importante. Ma mi sembra un po' un'insalata, voglio dire, perché se io devo andare a interloquire, dico io cittadino con il comune di Qualiano, e casomai al comune di Qualiano non si è fatto un cazzo di quello che è l'ambiente, ho difficoltà anche di rapporti, diciamo, come devo dire, insomma, c'è un rapporto di forze, voglio dire, che non è sostenibile. Oltretutto, io mi sento amico, tra virgolette, di questa amministrazione napoletana e di questo sindaco e di questa città metropolitana, ma domani se un sindaco può dire tu stai dentro e tu stai fuori, diciamo, potrebbe essere chiunque altro a dire state tutti fuori, voglio dire sto io dentro. Allora, da un punto di vista proprio della tua, hai accennato che c'è stata confusione, c'è stato, però Raffaele, o si comincia da zero oppure stiamo ammazziando. Perché, diciamo, mi sembra che ci sia già tutto qua in questa carta di intenti. Carta di intenti e statuto. No, c'è. Poi lo possiamo cancellare. No, no, poi dopo c'è. Dal punto di vista formale è così. Dal punto di vista formale è così. Allora, diciamo, c'è bisogno di derimere queste questioni e poi dopo vediamo anche come riunirci, quali sono le iniziative da pensare, chi le deve pensare, chi ne ha competenza, chi non ne ha. Voglio dire,
ma sono tutte modificare anche domani... modificare ma è possibile dove facciamo, gli interventi ok io ora finisco diciamo è difficile modificare uno statuto.